Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo un primo piatto, la pasta asciutta del Corsaro Nero. Andiamo a vedere gli ingredienti e come io so fare. Eccoci qua, allora qua ci sono 250 g di pasta fatta a forma di ruota, che sembra praticamente il timone di un veliero. Poi abbiamo due peperoni, uno rosso e uno giallo, tagliato a pezzetti, 200 g di surini, mezza cipolla, un po' di prezzemolo, 3 o 4 pomodori pelati tagliati a pezzetti, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e 2-3 cucchiai di panna. Andiamo ai fornelli. Eccoci qua, adesso ho messo qua un bel pentolone con dell'acqua salata, lo portiamo in ebollizione perché poi dobbiamo lessare la nostra pasta. Qui invece ho messo un filo di olio extravergine d'oliva, la cipolla che la sta facendo rosolare, dopodiché aggiungiamo i nostri peperoni. E li facciamo rosolare e rosolare per qualche minuto, anche 5-6. Intanto vediamo. Mentre stanno rosolando, aggiungiamo un po' di pepe nero e il nostro prezzemolo tritato. Che profumo, ragazzi! Guardate che bei colori! Stupendo! Poi io i peperoni li adoro, adoro moltissimo i peperoni e anche i carciofi, sono le mie verdure preferite. Aggiungiamo un po' di sale e dopodiché mettiamo i nostri surini. Li facciamo andare ancora 3 minuti. 4. Eccoci qua, adesso noi aggiungiamo i nostri 3 pomodori pelati tagliati a pezzetti. Mescoliamo e lasciamo andare ancora 3-4 minuti. Aggiungiamo un gocciolino d'acqua, mescoliamo. E per l'appunto facciamo andare 3-4 minuti, anche 5. Abbassiamo la fiamma e andiamo lento lento. Eccoci qua, mettiamo le nostre ruote per 9 minuti. Nel frattempo buttiamo un paio di cucchiai di panna, anche 3. Mescoliamo. E aspettiamo che la nostra pasta si cucini. Eccoci qua, noi prendiamo qualche mestolino di acqua di cottura e la teniamo in parte in caso ci servisse. Eccoci qua, la nostra pasta è pronta, andiamo a scolarla e poi impiattiamo. Eccoci qua, mettiamo la nostra spolverizzata di prezzemolo, non è servita l'acqua di cottura perché comunque è un sugo bello cremoso. Ecco qua. Eccoci qua, è pronta la mia pasta del Corsaro Nero, è pronta con peperoni, surini, panna, pomodoro, eccetera eccetera. Buonissima. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella e io vi terrò sempre aggiornati. Vi mando un bacione grosso grosso grosso, alla prossima, ciao.